Nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Quest'oggi abbiamo nei nostri studi l'avvocato Giuseppe Placentino per iniziare il nostro appuntamento dedicato al diritto sanitario con l'associazione Difesa Salute. Ben trovato, avvocato. L'argomento di quest'oggi è l'industria alimentare. Ecco, quali problemi ci sono? Sì, un interessante argomento che Difesa Salute ha già affrontato in altre occasioni. Ricordiamo un convegno con il dottor Rocco Berlocco di un anno fa dedicato appunto all'industria alimentare, ai rischi del food, del cibo. Difesa Salute, nata nel 2007, ha affrontato tematiche non solo di invalidità civile, di previdenza e di assistenza sociale, ma anche tematiche di salute, perché unisce non solo l'aspetto giuridico, ma anche l'aspetto medico, quindi consulenze in materia di salute. Non dimentichiamo un intervento alla RAI presso Medicina 33, in cui il sottoscritto ha trattato con il dottor Luciano Onder, il giornalista Luciano Onder, di internet e salute. Ora, per quanto riguarda l'industria alimentare, noi dobbiamo fare un piccolo preambolo. L'industria alimentare, che è molto importante, rientra tra le attività manufatturiere o attività industriali. Quindi attività manufatturiere è un termine un po' obsoleto, riguarda un po' i famosi opifici dell'Ottocento, quindi le manufatture. È più corretto dire che l'industria alimentare rientra nelle attività industriali, appunto. Però industria alimentare viene anche usato un altro termine, industria agroalimentare. In realtà questi due termini, che vengono usati come sinonimi, sinonimi non sono, perché l'accezione di industria agroalimentare intende un termine minore, un minus, rispetto all'industria alimentare, che è un qualcosa in più. Facciamo un esempio. Se noi ci occupiamo della lavorazione con la nostra impresa dello zucchero, quindi dalla campagna alla produzione dello zucchero, in quel caso si chiamerà industria agroalimentare, quindi quel suffisso agro serve a indicare immediatamente il rapporto con il terreno, mentre l'industria alimentare rappresenta un qualcosa in più. Nel caso specifico, la produzione di dolciumi è una produzione alimentare, non solo agroalimentare con lo zucchero, ma alimentare perché c'è anche la trasformazione dello zucchero in dolciumi. Questa precisazione è doverosa per i telespettatori perché spesso si possono commettere degli errori terminologici. Per l'Istat, ovviamente, ci sono varie categorie merceologiche che vengono prese in considerazione, che adesso andrò ad elencare per una ragione di completezza espositiva. Abbiamo carne e prodotti a base di carne, pesce, crostacei e molluschi, frutta e ortaggi, oli e grassi vegetali e animali, latte e derivati del latte, granaglie e amidi, prodotti da forno e farinacei, zucchero, poi ancora cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, quindi questo è un gruppo, poi abbiamo tè e caffè, condimenti e spezie, pasti e piatti preparati, omogeneizzati e dietetici e dulcis in fundo, alimenti per animali. Queste sono le sottocategorie dell'industria alimentare. Sono 14 sottocategorie, ce n'è una quindicesima che è l'industria delle bevande. Ormai siamo quasi tutti d'accordo, ovviamente intendo gli operatori del settore, che anche l'industria delle bevande, quindi che possono essere bevande alcoliche o analcoliche o le acque minerali, rientra a tutti gli effetti nell'industria alimentare. Dopo aver fatto questo proemio e aver esplicitato la nozione industria alimentare, andiamo nello specifico e poi affronteremo anche il tema dei rischi dell'industria alimentare, che è poi il motivo per cui Difesa Salute si sta occupando di questo argomento. Il fatturato aggregato, si dice, dell'industria alimentare in Italia è 63 miliardi di euro. Ovviamente è molto importante questo dato perché dimostra quanto sia importante l'industria alimentare in Italia. C'è da dire che in Italia ci sono circa 823 aziende che si occupano del settore alimentare, un numero grande, la maggior parte delle quali, di queste aziende, lo fa in maniera artigianale, quindi anche a conduzione familiare.
La cosa importante da sottolineare è che nell'ultimo periodo le industrie alimentari che si sono occupate di caffè e quindi di quel settore merceologico hanno avuto un aumento di redditività. Mentre un'altra notazione sul Made in Italy riguarda il fatto che, secondo un'indagine della Food Industry Monitor, che sarebbe quindi una sorta di monitoraggio dell'industria del cibo, la Food Industry, ebbene, il 30% delle aziende, di queste 823 aziende italiane che si occupano di food, cioè di cibo, di industria alimentare, ben il 50% deve la sua ricchezza alla vendita all'estero. Quindi è molto importante per l'industria alimentare italiana il fatto che i prodotti lattiero-caseari, comunque in generale del settore alimentare, vengano inviati, vengono venduti all'estero. Inoltre, l'e-commerce, cioè la vendita attraverso i canali che possono essere internet o quant'altro, quindi senza negozi, punti di vendita precisi, ma attraverso altri strumenti informatici, non è ancora al massimo, va ancora sviluppata. Io ritengo che l'e-commerce nel settore alimentare sarà sempre una Cenerentola, quindi non potrà mai raggiungere gli altri settori di vendita di prodotti per una semplicissima ragione. E questo riguarda ovviamente il sottoscritto, ma anche gli altri. Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un prodotto agricolo, immaginiamo un formaggio, è più facile che l'acquisto avvenga direttamente presso un punto vendita che acquistare un formaggio online, che ovviamente, porta a delle remore che sono remore oggettive. Un conto è vedere il prodotto finito nelle nostre mani, un conto è acquistarlo tramite, fotografie su internet oppure tramite quei canali di vendita. Quindi, ripeto, non è ancora molto sviluppato l'e-commerce, cioè il commercio elettronico di prodotti dell'industria alimentare, ma è una ragione evidente il fatto che l'italiano, ma in generale chi acquista, preferisce vedere il prodotto finito e averlo tra le mani, piuttosto che acquistarlo online. Difesa Salute, però, per dare un servizio ai telespettatori, intende sollevare due questioni che sono dibattute e che però non vengono affrontate compiutamente, a nostro parere, da alcuni mass media. Il ruolo, cioè, dello zucchero, dell'aspartame e il ruolo, diciamo, della fauna ittica che viene, come dire, acquistata nei generi alimentari o nelle attività. Partiamo prima di tutto da un esempio eclatante, il salmone. Ebbene, il salmone che noi acquistiamo nelle attività, nei grossi centri commerciali, di solito è un salmone che viene allevato, da allevamento. Ebbene, il colore del salmone è un dato di fatto incontrovertibile, di solito è grigio. Però, quando noi andiamo, a vederlo nello scaffale, vediamo che il salmone è arancione. Per quale motivo? Perché il salmone che viene acquistato viene colorato. Il vero colore del salmone è il grigio. Per fare in modo che gli utenti, i consumatori, acquistino quel tipo di salmone e non lo riconoscano, diciamo così, non lo confondano con il salmone selvatico, lo colorano di colore arancione attraverso, nella migliore delle ipotesi, dei coloranti vegetali a base di carotene, nella peggiore delle ipotesi, attraverso delle sostanze chimiche. Quindi degli additivi chimici, dei coloranti chimici. Questo che cosa comporta? Comporta una cosa molto importante, che noi in realtà non acquistiamo il prodotto naturale con un colore naturale, che è quello del salmone selvatico, che ha quel colore perché mangia i gamberetti. Quindi mangiando i gamberetti la carne diventa arancione. Noi troviamo sullo scaffale anche a prezzi più elevati, perché utilizzare questi additivi chimici comporta anche un aumento del prezzo. Quindi non ci dobbiamo ingannare. Se vediamo il salmone che è 100 grammi ha un prezzo di 4-5 euro, non vuol dire che quello è il migliore salmone. Potrebbe essere un salmone di allevamento che è stato colorato. Quindi attenzione, Difesa Salute lo dice. Andate su internet e scrivete salmone colorato.
scoprirete una realtà del tutto nuova, cioè il fatto che l'industria alimentare utilizza nello specifico dei coloranti e che, ahimè, adesso allo stato non sappiamo se abbiano o meno effetti nocivi sulla nostra salute. È intervenuta anche la Commissione europea dicendo che è pienamente legittimo quello che fa l'industria alimentare, specie nei paesi della Scandinavia dove si produce maggiormente il salmone. Quindi non è un qualcosa contro la legge, contro la legge, però noi cittadini lo dobbiamo sapere. Quel colore che ci viene dato non è colore naturale. Il salmone d'allevamento è di colore grigio. Quali sono poi ovviamente gli effetti di questo stato di fatto? Succede che spesso praticamente la fauna ittica di allevamento si va ad unire con la fauna ittica selvatica perché ci sono grosse reti dove questi addirittura migliaia di salmoni certe volte sfuggono da queste reti e si vanno a mischiare con i salmoni selvatici. Di conseguenza il genoma, questi sono dati di fatto scientifici, può anche modificarsi negli anni e portare, speriamo il più tardi possibile, potrebbe portare anche all'estinzione del salmone selvatico, cioè selvatico intendo dire il salmone che viene pescato e non viene allevato. Quindi ci sono una serie di aspetti negativi che non vanno sottovalutati da questo punto di vista e quindi Difesa Salute con il sottoscritto vuole rendere edotti i telespettatori di questo. Un altro argomento che Difesa Salute in questo momento vuole affrontare riguarda l'aspartame. L'aspartame è un dolcificante o edulcorante che viene utilizzato dall'industria alimentare per le bevande. Ha un potere ad incirca 200 volte superiore rispetto al saccarosio, quindi lo zucchero normale ha un minor potere dolcificante, mentre l'aspartame, che fu scoperto negli anni 60 per un puro caso, quindi nasceva per una ragione, ma poi lo scopritore si rese conto toccandolo che aveva un potere dolcificante. Quindi l'aspartame sta, come dire, avendo negli ultimi anni, da quando è stato introdotto dalla Food and Drug Administration, cioè sarebbe l'autorità regolatoria americana, da quando fu introdotta all'inizio degli anni 80 nel mercato alimentare, diciamo, è stata oggetto di attenzione da parte dei grossi istituti di studio, anche per un'eventuale attività cancerogena. Ovviamente non voglio allarmare i telespettatori, dal punto di vista scientifico, l'entità regolatoria ci dice che l'aspartame è sicuro quando ovviamente non se ne fa un uso eccessivo. La dose che non va superata al giorno, al die si dice, è di 40 mg per chilo di peso corporeo. Quindi facciamo un'ipotesi, che una persona pesi 70 kg. Per poter superare i 40 mg per 70 kg vuol dire all'incirca bere 5 litri di una bevanda dolcificata con l'aspartame. È molto difficile che durante il giorno un cittadino beva addirittura 5 litri di questa bevanda. Però, ripeto, ci sono degli studi che, ahimè, hanno dato dei responsi totalmente diversi. Per esempio, io ho un interessante contributo dato dall'Istituto Ramazzini, si trova su internet, il quale istituto ha duramente criticato le attività regolatorie, le industrie per l'uso dell'aspartame. Secondo l'Istituto Ramazzini, noi rimaniamo nella convinzione che l'aspartame sia un cancerogeno per l'uomo. Io sto leggendo un documento ufficiale a firma della dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni, Istituto Ramazzini. Potete scaricarlo su internet oppure sul sito www.ramazzini.org. Noi abbiamo osservato, dice la dottoressa Belpoggi, oltre che un aumento di linfomi e leucemie nelle femmine, anche un aumento statisticamente significativo di tumori solidi, quali tumori maligni di nervi periferici, soprattutto del cranio, e tumori della pelvi renale nei ratti, tumori del fegato nei topi. Praticamente questo studio di questo istituto noto in Italia, ha riguardato solo gli animali, i ratti e i topi.
Ovviamente non dobbiamo creare allarmismo. Allo stato dell'arte, come si dice in termine tecnico, gli studi non sono ancora completi e ci sono due orientamenti. Un orientamento permissivo all'uso dell'aspartame, che è quello ufficiale, e un orientamento invece fatto di studi sugli animali che, diciamo, ha evidenziato gli aspetti nocivi. Noi ritorneremo sull'aspartame e sui rischi e benefici di questo edulcorante anche nelle prossime puntate, e siamo a disposizione dei telespettatori che vogliano mandare una email a info@difesasalute.org o direttamente all'emittente Teleradio Padre Pio per rispondere ai vostri dubbi al riguardo. Grazie avvocato, ed ora trattiamo i temi relativi al credito con il nostro amico Giulio Curatella, che ci parlerà di mutui. Se la tua abitazione ti sembra vecchia e fatiscente, ne hai le scatole piene e non vedi l'ora di ristrutturarla, oggi scoprirai come trasformare quella che ti sembra la casa della famiglia Adams nell'abitazione che hai sempre sognato. Infatti, oggi parliamo dei mutui per ristrutturazione. Sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. In questo momento voglio fissare subito un punto fermo. Prendi carta e penna e segna subito quali caratteristiche fondamentali deve necessariamente possedere il tuo mutuo per ristrutturazione e come riconoscere la soluzione creditizia davvero perfetta per aiutarti a realizzare un progetto immobiliare di estremo successo. Un mutuo davvero vincente deve avere le seguenti 7 caratteristiche. 1. Deve finanziare fino al 100% del progetto, IVA compresa. 2. Deve essere possibile erogare l'ultima tranche già al 90% dei lavori. 3. La perizia deve considerare il valore prospettico dell'immobile a fine lavori e non solamente quello allo stato attuale. 4. Durante lo stato d'avanzamento dei lavori, gli interessi devono essere calcolati unicamente sugli importi già realmente erogati e la rata deve essere da subito comprensiva della quota capitale e della quota interessi. 5. Le somme vanno erogate dalla banca direttamente sul tuo conto corrente e non all'azienda esecutrice dei lavori. 6. Il mutuo davvero perfetto per ristrutturare casa deve essere senza costi di preammortamento, senza vincoli di ultimare per interi lavori, quindi senza penali per la mancata ultimazione dei lavori. Ovvero deve consentirti di sospendere o fermare i lavori in caso di imprevisti senza l'applicazione di costi extra, interesse, mori o altre penali. 7. Il mutuo per ristrutturazione deve essere sottoscritto senza che ci sia l'obbligo a tuo carico di esibire e saldare anticipatamente le fatture di tasca tua. La terribile verità che voglio svelarti in questo momento è che un'avventura bellissima come quella di ristrutturare casa può trasformarsi in un vero e proprio incubo se non scegli un mutuo davvero perfetto per gestire qualsiasi imprevisto che potrebbe distruggere il tuo progetto. Prima di salutarti, voglio darti un'ultimissima e preziosissima informazione che non troverai da nessun'altra parte. Non prosciugare i tuoi risparmi per la ristrutturazione. Nel budget non includere anche i tuoi risparmi. Piuttosto utilizza il mutuo per finanziare l'intero progetto e tieni da parte i risparmi per gestire ulteriori imprevisti. Dopo aver raccolto tutti i preventivi, inserisci anche tutte le spese accessorie e a questo punto maggiora sempre il budget almeno del 25%, in modo da poter gestire comodamente qualsiasi imprevisto in tutta sicurezza. Tieni presente che se a fine lavori ti saranno avanzate delle somme, la legge Bersani ti consente di estinguere il mutuo anche parzialmente senza l'applicazione di alcuna penale. Voglio farti un esempio pratico. Se ti occorrono 70.000 euro per ristrutturare casa, anche se hai un po' di risparmi da parte, chiedi comunque un mutuo per l'intera cifra. Se poi a fine lavori ti saranno avanzati 5, 6, 7.000 euro, qualsiasi importo, perché non hai toccato i tuoi risparmi, puoi procedere all'estinzione parziale del mutuo e gli interessi ti saranno ricalcolati sulla nuova quota capitale residua. Se hai trovato questo argomento interessante e hai intenzione nei prossimi mesi di chiedere un mutuo per ristrutturare
ristrutturazione, puoi scrivere le tue domande tra i commenti di questo video. Non esitare a scrivermi per farmi le tue domande. Se invece vuoi ottenere subito una guida rapida e gratuita per i mutui per ristrutturazione, visita subito il mio blog www.mutuovincente.com. C'è una miniera d'oro di informazioni gratuite che aspetta solo di essere saccheggiata da una persona sveglia ed intelligente come te. Puoi continuare a seguirmi sul mio canale YouTube, sul mio blog www.mutuovincente.com e sui principali social network. Ciao, grazie e a presto! Il nostro appuntamento termina qui, torneremo come sempre la settimana prossima. Vedete ancora una volta i nostri riferimenti per contattarci e inviarci le vostre richieste. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.